Oggi vorrei farvi vedere questa lavorazione. Guardate bene, non so se riesco a farvela vedere, forse inquadra meglio. Questa qui è una parte di un bracciale che sicuramente devo finire e questo è un orecchino. E insieme faremo praticamente la stessa lavorazione, rifaremo l'orecchino e finiremo il bracciale. Allora, non so bene, diciamo, il nome della maglia, non lo conosco, ma in realtà stavo intrecciando gli anelli e ho cominciato ad inserire e ho fatto questa cosa che mi piace molto. E adesso vedremo insieme appunto come fare l'orecchino e insomma cercheremo di sistemarlo tutto quanto. Innanzitutto devo aprire tutti gli anellini. Allora, ho aperto tutti gli anellini. Allora, per fare un orecchino ci vogliono praticamente 4 anellini verdi lucidi da 13 mm, 8 anellini satinati, anzi scusate, no, 8 scusate, poi degli anellini piccoli 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 da 6 mm che io utilizzo di solito per raccordare o per unire alle monachelle, in questo caso serviranno per arricchire un pochino la maglia, e una monachella appunto. Allora, l'orecchino è molto carino. Scusate, mi sono accorta, ma ce ne vogliono 9 di queste maglie. Adesso sicuramente ce n'era una in più qui perché non era stata inserita, quindi lo faccio adesso così almeno lo ritroviamo. Eccola qua. Ok. Allora, quindi cosa facciamo? Prendiamo queste maglie dorate, due di quelle satinate da 12 mm, e poi ci mettiamo anche i due piccolini. Quindi ogni anello verde conterrà due anelli satinati da 12 mm d'oro e due anellini d'oro da 6 mm. Adesso, seconda maglia, stessa cosa. La seconda maglia ugualmente conterrà questo, questo, questo si infila nell'altro anellino verde, si inserisce e si va a chiudere. E già qui praticamente cominciamo a vedere appunto l'anellino. Ecco qui. Quindi l'orecchino sarà composto praticamente, ogni anello avrà da un lato praticamente uno satinato, uno piccolino e uguale dall'altro. E al centro capiterà ovviamente l'altro anello. E così andiamo avanti. Ricreiamo un altro anellino. Scusate, devo chiudere questi qui dorati. Andiamo ad inserire questo, 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 lo prendiamo qui, lo prendiamo, lo andiamo ad inserire nel suo amico verde e abbiamo fatto. E così, diciamo andando avanti, la maglia si riempie. Molto carino. Praticamente sono tutti anellini pendenti attaccati ad un pezzettino di catena, in poche parole. Quindi continuiamo a creare appunto l'orecchino. Siamo quasi arrivati. Allora, l'ultima maglia verde. Andiamo ad inserire appunto i suoi due anellini, anche quest'altro, anche l'altro, e poi andremo ad inserire dove? Appunto nel mezzo dell'ultima maglia verde, e questo sarà l'ultimo pendente praticamente. Allora, eccolo qui, l'orecchino
risulta praticamente completato. Eccolo, manca una maglia dorata. Inserirò anche questo piccolino per tenere meglio la munachella. Ricordatevi sempre di lavorare veramente puliti, nel senso di unire bene gli anellini, perché ecco, per esempio questi anellini che ho adesso sono molto belli, si uniscono perfettamente, combaciano e veramente se si fanno unire non si vede quasi nulla. E quindi è molto carina come idea. E facciamo passare. Scusate, ma qui un pochino devo aprire per far passare la munachella. Allora, eccola qui e gli orecchini sono completati. Allora, eccoli qui. Ora, può darsi che in alcuni passaggi sia venuta troppo su e non abbiate visto, però diciamo credo che l'idea di fondo di averla data. Anche questi sono veramente molto belli. Eccoli qui. Allora, per quanto riguarda il bracciale, come potete vedere, ha diciamo al centrale una rosetta con tre anelli satinati da 22 mm, poi ha praticamente due anelli satinati verdi che lo collegano agli elementi che sono praticamente uguali, identici agli orecchini. Sono solamente un pochino più lunghi, cioè sono formati da catene, diciamo di 6. Sono formati da catene di 6 anelli verdi e non di 4, e poi hanno di nuovo un altro anellino che li collega da una parte appunto alla chiusura e dall'altra invece non hanno un anellino, finiscono con la catena appunto con l'ultimo spezzone di catena. E poi ci ho messo una catenina roulò da 6 mm d'oro. E per finire un anellino satinato da 12 mm d'oro e una rosetta a 4 fatta di due anellini verdi e due anellini d'oro lisci, tutti da 13 mm. E questo è il risultato. Guardate che carino. Quindi diciamo che la lavorazione è molto semplice. L'abbiamo vista già per gli orecchini, forse effettivamente in alcuni passaggi non sono stata abbastanza chiara. Mano a mano che filmavo mi sono resa conto che alcune volte, diciamo, ho inserito l'anello verde e non si vedeva dove lo inserivo. Comunque, diciamo, in generale, ripeto, una catena fatta da una catena di anellini verdi. Prendo l'anellino verde, metto un anellino dorato da 12 da un lato e un anellino da 6 da un lato e ugualmente dall'altro lato, uno da 12 e uno da 6 mm. Il prossimo pezzetto di catena al quale metterò sempre uno da 6, uno da 12 a destra, uno da 6, uno da 12 a sinistra, lo andrò ad inserire praticamente al centro, cioè deve dividere in poche parole l'altro anellino verde in maniera tale che uno piccolo e uno da 12 rimangano a destra, uno, un anello piccolo, uno da 12 dorato rimanga a sinistra. E così mano a mano continua ad agganciare. Questo è, diciamo, la peculiarità di questa catena. Attenzione perché praticamente questa catena, diciamo, si può fare in ogni modo, nel senso se si hanno anche altri anellini colorati più piccoli si possono aggiungere. Quindi, diciamo, le varianti sono veramente tante. Io questa volta ho fatto questa, ma magari prossimamente ne farò un'altra. Anzi, vi anticipo, insomma, che ovviamente come sappiamo, la chainmail, diciamo, non è fatta solo da anellini da 12, da 22 mm, da 13, ma è fatta anche da anellini più piccoli. Io adesso ho utilizzato questi da 6 roulò appunto per abbellire, per ornare meglio, per agganciare, per appunto agganciare le chiusure. Ma in realtà si possono creare degli anellini da 6 mm. Anche da 5 mm, anche da 4 ci si può lavorare lavorando appunto quella che si chiama la micro mail, cioè quella più piccolina. E effettivamente ci si possono fare molte cose, come incastonare una pietra, creare anche un anello. Quindi, insomma, vi preparo perché ovviamente prossimamente mi piacerà anche, diciamo, esplorare questo campo e farvi vedere un pochino di cose. Intanto continuerò con la chainmail classica o anche con altre idee che ho avuto e comunque
diciamo, nel tempo troveremo veramente la possibilità di fare tanti tutorial anche sulla micromail. Vi saluto, per il momento è tutto, e alla prossima.